Insomma, i conti sono fatti, Ettore Gallo deve trovare solo il campo per la Serie D. Buonasera, Presidente. Buonasera. Sentito Vincenzo, parlava di media inglese. Siete favoriti, dai, anche per l'aspetto, per il calendario, le gare interne. Certo, c'è ancora da giocare, tutto può capitare, però siete lì e avete il campionato in pugno. Inutile nascondersi. Per voi sarà davvero un problema cercare... insomma, il dopo, non adesso, che è giusto che vi godiate questo momento, è giusto poi alla fine giocare con la stessa intensità con tutte fino alla fine a sto punto. Sì, è giusto così. Abbiamo raddoppiato i punti sul Castrovillari per il loro mezzo passo falso che hanno fatto in casa, e quindi è stata una giornata a nostro favore. Sicuramente ancora abbiamo 5 partite, di cui domenica secondo me è la decisiva, perché se riusciamo a vincere o uscire indenni da Isola, sì, sicuramente faremo un bel passo avanti per la Serie D. Dove è cambiato, se è cambiato, l'atteggiamento del Sersale nei confronti di questo campionato? C'è stato un momento in queste ultime giornate dove avete detto no, ma a questo punto ce la giochiamo? Guarda, noi dopo che abbiamo vinto la Coppa siamo andati a fare la prima partita di ritorno a San Biase. Abbiamo perso, sì, lì 3-0. Quella sconfitta ci ha messo un attimino abbiamo parlato negli spogliatoi, perché abbiamo fatto una brutta partita, veramente brutta. Eravamo la brutta copia della gara di Coppa e da lì siamo ripartiti. Siamo ripartiti e questa è l'ottava vittoria consecutiva. Quindi già allora avevate l'idea, insomma, di giocarvelo il campionato? Avevamo l'idea di giocarcela, di stare sopra, però poi abbiamo recuperato punti perché lo Scalea allora era in testa con... mi pare 6 punti di vantaggio su di noi. Siamo riusciti a recuperare questi 6 punti, adesso è lo Scalea che ne ha 6 di meno, quindi abbiamo recuperato 12 punti allo Scalea, è l'ottava vittoria consecutiva. Abbiamo pensato a domenica dopo domenica, però adesso da 3 partite che stiamo pensando veramente alla Serie D. Bene, Sersale che vuole la Serie D, sarebbe un traguardo davvero storico per una cittadina, insomma, davvero di pochissimi abitanti, però insomma è giusto andare avanti così, fare i complimenti, chiaramente ora attendiamo anche queste altre gare. E Vincenzo? Poi, sì, sicuramente. Sì, poi, poi avrebbe 2 presidenti, no? Che entrerebbero nella storia del calcio dilettantistico calabrese, prima Michele Bonelli, adesso Ettore Gallo. Io penso che più di questo non me ne voglia Borrelli, però quello che stavolta Gallo mi sa che Borrelli l'ha portato, certo, in campionato d'eccellenza, sì, sì, adesso, sì. Gallo continua quello che è il percorso di questa società, sì, sì. Vabbè, sì, senza fare competizioni penso che alla fine è una grande famiglia, no? Sì, assolutamente, Presidente Borella, il suo merito di aver portato questa squadra in eccellenza, poi ha lasciato il timone a me, penso che sono 6 anni che sono presidente di questa squadra e già avere 6 anni la conferma in eccellenza e aver raggiunto il primo anno di mia presidenza la finale dei playoff arrivando secondi dietro il Montalto, già avevamo scritto veramente una delle pagine più belle del calcio sersalese. Adesso se viene la Serie D è veramente la ciliegina sulla torta ed è storico per Sersale, un paese di 4.500 anime, trovarsi in Serie D. Bene, complimenti davvero al Sersale, dello Scalea di oggi e del Castrovillari che oggi frena in casa con la Cittanovese, cioè che opinioni si è fatto Ettore Gallo? Guarda, lo Scalea oggi ha dimostrato di essere un'ottima squadra, una grande squadra, solo un caparbio sersale e uno straordinario sersale del secondo tempo poteva vincere questa partita, perché abbiamo avuto
occasioni da fare gol parecchie, non le abbiamo capitalizzate, e sul 2-1 loro in 10 non siamo riusciti a gestire la partita e sono arrivati sul 2-2. Però alla fine la caprabilità è un gran gol di Caturano, ci ha dato la vittoria e penso che sia meritata per questo straordinario secondo tempo che hanno fatto i ragazzi. Vincenzo, un'ultima battuta per il presente. No, assolutamente meritata, sicuramente. Io ho visto la partita, è stata, ripeto, oggi mi sono veramente divertito, una partita straordinaria da una parte e dall'altra, ripeto, un arbitro che ha saputo interpretare la partita, l'ha fatta giocare in modo egregio, ne vedessi tanti di questi arbitri, veramente, perché è stata una partita eccezionale. Il Testale è stato determinato, ci ha creduto di più e ha sfruttato le occasioni, però ha giocato fino all'ultimo, proprio fino alla fine, anche nei minuti di recupero. Insomma, è stata veramente, devo dare i complimenti a tutte e due le squadre, perché per questo spettacolo che oggi ho assistito. Bene, grazie. Ne prendiamo atto, salutiamo il presidente Gallo, grazie, lo ringraziamo. A voi. Presidente, un'ultima cosa, vuole smentire sulle nostre frequenze una volta per tutte, no? Questa storia di dire che voi il campionato lo volete vincere. Ma l'ha detto già. No, non l'avevo sentito. No, dall'inizio no, presidente, no, dall'inizio. Allora, dall'inizio nel senso che ho detto sempre che ce la giochiamo domenica, domenica, non siamo partiti per vincere il campionato. Però ho sempre sostenuto che noi ce la giochiamo sempre e continuerà ad essere così. Adesso sicuramente ci crediamo di più, se uno è primo in classifica e la seconda è a 4 punti, chi non ci crederebbe? Beh, normale. Cioè io dico il problema del campo, il problema che è una piccola cittadina, quello è un problema che verrà dopo. Di tutte le cose, poi verranno gestite successivamente. Adesso vediamoci prima era un problema, questo voglio dire io. Antonio, tanto il sindaco è sempre questa serie di... sì, tanto il sindaco Tolkien è sempre sugli spazi, quindi chi meglio di lui può sapere le condizioni del campo e chi meglio può gestirlo. Allora l'amministrazione comunale ha già presentato un progetto al ministero, perché è uscito un bando 3 mesi fa e ha presentato un progetto di 1 milione di euro per quanto riguarda le tribune, il rifacimento del campo in erba sintetica e l'allargamento degli spogliatoi. Se lo finanziano non avremo sicuramente nessun problema, se no vuol dire che ci dovrà ospitare qualcuno. Si troverà una soluzione. Grazie. Intanto, vabbè, non mettiamo il carro davanti ai buoi, perché ancora ci sono. Ancora mancano delle partite. Esatto, dai.